Per adesso non abbiamo, diciamo così, una maturazione di nulla, perché sì, certo, chi abbiamo interpellato ha preso atto del nostro problema, ma un riscontro vero e proprio non ce l'abbiamo per adesso. Addirittura abbiamo un'azienda che definisce i pezzi che ho prodotto in Italia che non gli servono, che anzi sono... Che ci perdono, però in azienda ci stanno spingendo a lavorare e a fare pezzi. Con i lavoratori abbiamo deciso di resistere, non fare le produzioni che vogliono loro, fare una produzione che ci difende da qualsiasi problema legale, ma non le produzioni che vogliono loro. Giustamente siamo 500 persone licenziate, per cui chiederci anche di fare pezzi. Lo sappiamo che una multinazionale, le multinazionali hanno un modo di pensare diverso dalle persone normali, però ci sembra a tutti un po' un'esagerazione dovergli anche fare delle produzioni quando ci stanno in tutti i modi, diciamo così, proprio trattando a pesci in faccia. Se di qualche giorno fa l'accordo che hanno fatto in Slovacchia, un accordo dove gli slovacchi verranno a prendere 900 euro, dove avranno la tredicesima e la quattordicesima, e io mi chiedo, con quali soldi hanno alzato questi stipendi? Forse con i soldi del governo italiano? È la forse ora che il governo italiano faccia qualcosa per i suoi operai. L'incontro in regione è andato peggio di quanto noi pensavamo, per un motivo abbastanza semplice, perché sentire un rappresentante delle istituzioni che ti dice che la Whirlpool America non risponde nemmeno al telefono vuol dire che il poco potere su cui noi cercavamo di appoggiarci non c'è nemmeno quello, per cui la situazione è peggiore di quanto pensavamo. In questo momento, dalle lettere che abbiamo consegnato a Grasso da dare alla Boldrini e a Mattarella, in questo momento noi non abbiamo ancora nessun tipo di risposta. Speriamo in un interessamento che interpellino la Whirlpool, perché comunque l'interlocutore presente in questi giorni sia all'AMA che al Ministero, secondo noi un interlocutore che non ha mandato per trattare, cioè lì ci andrebbe proprio l'azienda che è la Whirlpool. Non è l'embraco. Speriamo che loro riescano a far qualcosa, a far muovere la grande azienda.